la notizia sbucava fuori dalla televisione e prendeva per il cravattino gli automobilisti uscendo dalla radio. Quel dannato virus si era rivelato molto aggressivo e il governatore era stato costretto a prendere provvedimenti duri. Così, da alcune settimane vigeva una specie di coprifuoco che dopo le 20 aveva chiuso le serrande dei bar, svuotato le strade e abbandonato alla nebbia le insegne spente. L'ingegner Mastignano era sempre uscito ad assaporare il suo sigaro dopo il pasto veloce e aveva continuato a farlo. Dal portone del palazzo percorreva quei 30 metri fino al primo lampione, guardando le stelle o le lumache arrampicate sul ferro dei cancelli. Solitamente si divertiva a contare le macchine o a salutare chi gli suonava col clacson, ma in quell'atmosfera surreale tutto aveva preso l'aspetto desolato da post-catastrofe, da epoca di guerra. Ascoltava la via vuota, senza rombi dei veicoli, senza schiamazzi lontani, affascinato da quel silenzio più silente del solito. Il campanile del borgo svettava più cupo, più distante. Eppure era lo stesso, non avevano mica tolto le luci natalizie. Quando arrivava la stagione invernale nel piccolo borgo, non è che ci fosse tutto questo via vai, eppure le finestre accese vibravano di vita, le stanze brulicavano di frasi nei diari, di telefonate in cameretta, di odori in preparazione della cena. Ora le case apparivano spente. Il quartiere aveva perso il suo battito. L'ingegnere era sempre vissuto solo e solo avrebbe continuato a vivere. In aggiunta credeva che presto sarebbe passato tutto e sarebbero ritornati tutti a fare la vita di prima, così frenetica che se per il momento c'era un po' di riposo, era giusto goderne. C'era solo una cosa che lo seccava di quello scenario. Il Natale non sarebbe stato lo stesso. L'ingegnere adorava l'atmosfera magica del Natale e credeva che la adorassero tutti, perché tutti, pur negandolo, hanno bisogno di qualcosa di sacro. Natale significava staccare dai pensieri sul lavoro, dai tram, dal traffico, e coccolare i sensi in una visita alle origini. Per 40 Natali si era ritrovato al casolare che era stato dei nonni, un rustico ora in comproprietà con le sorelle, quasi nascosto dal boschetto vicino al fiume, in periferia, nel fondo della vallata sdraiata sul mondo. In quel cenone ritrovava le proprie origini, incontrava parenti e vecchi zii, un po' rompiballe certo, ma che, presi una volta all'anno, erano gradevoli, e riassaporava quei gusti da lunghe e lente cotture che alcune sue sorelle riuscivano a replicare da ricette tramandate dalla cara nonna scomparsa. Purtroppo però, quel dannato divieto di riunirsi l'avrebbe costretto a passare il Natale da solo, con un maledetto cibo preconfezionato, come tutti i giorni ordinari. No, non ci voleva stare. Aveva troppo bisogno di quell'atmosfera che lo rigenerava e che faceva entrare aria fresca al cervello, come quella che iniziava a spifferare dalle montagne dell'Ovest e cominciava a far chiudere la gente dentro i cappotti. Decise quindi di preparare ugualmente una bella festa, anche se sarebbe stato l'unico a parteciparvi. Sarebbe andato lo stesso al casolare, era l'unico della famiglia che avrebbe potuto usufruirne per la posizione geografica. Avrebbe acceso il fuoco, si sarebbe fatto preparare il brodo con la ricetta della tradizione che lui, poco esperto, avrebbe solo dovuto scaldare, la bottiglia di champagne che puntuale portava orgoglioso sarebbe stata valorizzata ancora di più senza gli ignoranti cognati che non avevano neanche la sensibilità per apprezzarne la delicatezza. Sarebbe stato un vero Natale, intimo, alla scoperta dell'interiorità,
un autentico momento per riflettere. Forse l'unico Natale con il significato originario. Così la sera della festa arrivò. L'ingegnere scese dall'auto con un sorriso che mai aveva avuto prima, vedendo il casolare tra la neve, addobbato a festa da lui stesso. Aprì il portone, che lo attendeva come si aspetta un ospite importante. Entrò e, scaldandosi le mani nel grande camino, fu invaso da una sensazione felice, come se tutta la famiglia fosse realmente presente. Respirò la gioia, le risa, gli affetti e il ricordo vivo della cara nonna. Entusiasta, pensò che ora ci voleva qualcosa da bere. I bicchieri erano nel ripostiglio, quella stanza buia e fredda in cui a ogni Natale andava lui stesso a prendere il panettone e insisteva per andarci, perché ogni volta che aveva percorso il corridoio tenebroso si era come estraniato dalle voci dell'altra stanza e aveva avvertito qualcosa di strano. Forse era stato suggestionato dal fatto che il ripostiglio era stato la camera della nonna, la stanza in cui era vissuta e in cui si era svolta la veglia funebre. La sedia a rotelle, che era rimasta lì allo stesso posto dopo la morte della nonna, in un Natale di qualche anno prima gli aveva dato l'impressione di essersi mossa, e da quel giorno non era riuscito a scacciare quell'orribile ma attraente sensazione di aprire quella stanza. A ogni successivo Natale gli era sembrato di sentire voci, scricchiolii, ombre che si muovevano. Una sera aveva avuto l'allucinazione di scorgere la sagoma curva della nonna. Quante volte i parenti lo avevano preso in giro perché ci metteva troppo a ritornare da quella stanza. «Ti ho sentito parlare da solo», gli aveva detto un suo cugino. Invece adesso era tutto più sereno. Si sentì così a suo agio che fece tutto senza paura e, ritornato dal ripostiglio, coi bicchieri, stappò felice nel caldo della sala principale, osservando la neve fuori che fioccava, le palle degli alberi illuminati e sfoggiando il maglione nuovo che aveva appena ricevuto in regalo dalla storta figura secca e vestita di nero che ora gli sedeva a fianco, con le orbite degli occhi neri e che, indossando un sorriso sdentato e giallo, alzava il calice spumeggiante con le falange scheletriche. «Alla tua salute, nonna!» «Direi di brindare alla tua», rispose lei.